Allora, è stata un'esperienza interessante e divertente. I ragazzi hanno presentato i progetti molto belli, alcuni anche molto pratici, molto reali. E anche la parte degli adult è stata veramente interessante. E è stata una bella competizione. Ciao, mi chiamo Pietro Ciotola, rappresento Engineer. Oggi ero in giuria premio Kix qui a Città della Scienza. Sono stati tutti progetti bellissimi, sia quelli degli adulti, ma soprattutto questa dei ragazzi delle scuole. Mi hanno favorevolmente impressionato, devo dire la verità, sono tutti progetti originalissimi, quindi devo fare complimenti ai ragazzi. E poi alcuni di loro ho notato che già sono in fase avanzata e quindi veramente si potrebbe già creare qualche microazienda partendo da essi. Salve a tutti, io sono Carmine Spizzuoco di Control Art Lab. Quest'anno mi è capitato di essere il vincitore come idea innovativa del progetto Kix. Ringrazio tutti per la possibilità di aver partecipato a questo progetto, sia i miei colleghi che hanno partecipato con me nell'idea di promozione di nuove idee innovative e sia lo staff di Città della Scienza. Control Art Lab è un'agenzia di servizi interattivi orientata alla realtà aumentata e alla realtà virtuale. Uno dei punti di forza di Control Art Lab consiste proprio nella sublimazione dell'utente, in cui l'utente viene trasportato in nuovi modelli, in certi casi proprio all'interno della realtà virtuale, per enfatizzare poi i canali comunicativi che utilizza per comunicare nuove idee. Prossimi, diciamo, progetti di Control Art Lab sono, diciamo, la partecipazione all'LPM Live Performance Meeting a Eindhoven 26-29 giugno, poi ci saranno i Kix Awards ad Amsterdam il 26 settembre e, diciamo, ci sono varie cose in cantiere che però per il momento le tengo per me per essere un po' scaramantico. Salve!